Ciao Valentina, oggi intervistiamo Marta Basso, esperta di innovazione e vlogger. Ciao Marta. Sì, ciao, ciao Valentina. Ci vuoi spiegare intanto cosa significa esperta di innovazione e vlogger? Allora, blogger sono le persone che fanno comunicazione e creano contenuto tramite dei mini video, quindi non è un blog, quindi non è scritto, è un blog come video. Faccio dei video di un minuto per chi non mi ha già vista, sono quella che metti video sempre su LinkedIn. E i temi dei miei blog sono appunto l'innovazione soprattutto, c'è una parte motivazionale del mio hashtag Stop Whining, cioè basta lamentarsi, alcuni casi studio di marketing interessanti o di startup che hanno fallito o hanno avuto successo. Qualche riferimento alle notizie correnti, ma appunto soprattutto l'innovazione. Io sono appassionatissima dell'innovazione, soprattutto quella early stage, cioè quella che parte dal basso, dalle università, dai centri di ricerca, dalle start-up, spesso parte senza tanti soldi e tante risorse, e trovo il fenomeno molto affascinante da analizzare, soprattutto nel suo rapporto con le grandi aziende e le istituzioni, e come questo può aiutare, secondo me, la crescita economica di un paese. Uscirà un mio libro su questo, nei prossimi mesi, perciò veramente un argomento che mi appassiona molto. Bene, quindi per chi vedrà l'intervista successivamente, comunque nel post verranno messi eventualmente tutti i riferimenti. Certo, Allora, 2019, uscire verso maggio, quindi per dare uno span temporale. temporizziamolo così chi lo vede. Certo. Allora, io ti ho scoperta tramite altre persone che già interagivano con te e credo di aver visto il tuo primo video, che era quello famoso in stazione col cappuccio, giusto? Ma Che mi ha scioccata. A un certo punto ho detto: ma chi è questa qui? Ma che fa col cappuccio in stazione? È pazza completamente. Dico: mi piace, ok, continuiamo a seguirla. E infatti, come vedi, alla fine cioè, mi ha dato la soddisfazione giusta, ovvero sei diventata veramente un vero personaggio di LinkedIn, ma non solo, perché comunque ti stai muovendo molto molto bene anche su tutto ciò che è anche offline, no? E mi vuoi spiegare esattamente cosa ti ha dato LinkedIn? allora, sicuramente la mia passione per mettermi dietro la telecamera o davanti, che dir si voglia, risale ai primi anni di vita, perché ci sono quelle famose videocassette o addirittura le cassettine che andavano dentro le cineprese, che all'epoca mi faceva mio padre, con filmini di io che faccio dell'intrattenimento, quindi partiamo dalla cantante per arrivare, magari io in roller skate per esempio, oppure addirittura a fare quello che oltre la cantante mi piaceva fare, cioè essere Lilli Gruber, quindi una che racconta le storie, no? Oppure ce n'è anche uno dove faccio telegiornale sportivo, un'altra mia grande passione. Quindi sicuramente il mezzo video è stato un recuperare un po' una delle mie attitudini, no? Che si è da subito vista nella mia vita. LinkedIn mi ha dato la possibilità di farlo, portando il tipo di contenuto che a me interessa di più, quindi come dicevamo prima, lato innovazione, lato marketing, mondo digitale, un po' di motivazione, eccetera. Quindi che potesse rispecchiare veramente quello che mi interessava. In questo caso LinkedIn ha fatto due cose principalmente. La prima, quando io ho postato il primo video, quasi casualmente, perché seguendo qualche imprenditore influencer americano, ho visto che in America cominciavano, negli Stati Uniti cominciavano a far partire questa funzionalità che in Italia ancora non era conosciuta. Quindi sicuramente sono stata una delle prime, l'ho voluta provare in maniera totalmente casuale. Il primo video si vede, ho parlato molto a braccio, lo faccio sempre, ma in quel caso molto, molto nello specifico. E dall'altra parte c'è la questione del target, cioè per gli argomenti che io tratto e dico, di cui discuto, sicuramente anche il mio seguito su Facebook e Instagram, per parlare delle altre due piattaforme grosse, diciamo, è significativo, però il target più adatto anche per l'interazione, come dici tu, l'engagement, di far vedere anche a chi non è nella mia rete tra i miei follower, è stato sicuramente LinkedIn, per ovvie ragioni. Parlando di giovani, tu sei molto giovane comunque. Esatto, 35 anni, quasi 26. quindi diciamo che hai superato la fase della formazione e sei già, vabbè, tu sei già ampiamente nel mondo del lavoro, però c'è chi magari conclude l'università a 25 anni e è completamente
perso o persa. Come utilizzare LinkedIn secondo te? Abbiamo 2 minuti più o meno per farsi notare. Allora, secondo me LinkedIn va usato soprattutto per chi intende fare un lavoro in ambito, appunto, entrare in azienda oppure creare la sua azienda, lavori anche d'ufficio, lavori di cui le personalità su LinkedIn si vedono. Credo che sia già troppo tardi iscriversi su LinkedIn magari a 25-26 anni. A parte gli scherzi, io sono stata costretta a iscrivermi su la teoria, in effetti è vera, era che LinkedIn potesse massimizzare la possibilità di riuscire a fare rete, di contattare anche ex alunni, aziende che ci interessavano, ma soprattutto quello di cui non si parlava all'epoca, che invece adesso è estremamente, come si dice, vivace e se ne parla molto, è la creazione di contenuti su LinkedIn. Credo che non sia per tutti la creazione di contenuti, nel senso che non è detto che uno abbia sempre qualcosa da dire. Quello che però è sicuro è che, per esempio, la possibilità di arrivare a ricondividere contenuto esterno, fare commenti, insomma, interagire con le persone che ci interessano e con i contenuti che ci interessano, credo che sia fondamentale, sia un obbligo. Non ci sono scuse da questo punto di vista, perché se anche io sono timida, non ho voglia di mettermi davanti al video, non so scrivere bene, non ho una spiccata predisposizione per la fotografia, quindi non posto foto, insomma, non ho proprio voglia di creare contenuto, c'è sempre la parte di ricondivisione, di capire chi sono le persone chiave, per esempio, in un certo settore. Cominciare a targettizzare loro, vedere cosa postano, commentare i loro post, persone influenti, insomma. Tante volte io vedo che le persone lo fanno con me e mi fa molto piacere, perché credo che sia una strategia veramente che possa davvero funzionare. Tante volte l'opportunità, come poi sempre nella vita, può anche nascere da un like, da un commento. Io ne sono la prova, ma ripeto, non è necessario creare un video in cui, come dire, ci si scaglia contro qualcuno, contro qualcosa, ecco. Esatto. Diciamo che, chiudendo, possiamo dire che tutto può partire da un video in una stazione con un cappuccio e arrivare fin dove sei arrivata tu e oltre. Questo penso sia la riprova del fatto che poi se anche, come dire, senza grandi pianificazioni, no? Cominciando certo. A provare, a testare, se la strada poi è quella giusta, si vede, insomma. Bene. LinkedIn su questo veramente, come tutti i social, ma LinkedIn dal punto di vista lavorativo soprattutto, aiuta veramente tantissimo. Bene, io ti ringrazio Marta, e se ci sarà occasione veramente piacerebbe intervistarti per capire come sta andando il tuo progetto. E nulla, saluto tutti, saluto Marta. Ciao, ciao a tutti. Al prossimo video, ciao.